Allora fammelo chiamare un attimo. Oh Fede, dimmi. Oh Se, tutto a posto? Sì, tutto a posto, te che dici? Senti una cosa, mi è venuta un'idea spettacolare per un video. Vai, dimmi. No, è una cosa che ti devo dire dal vivo, Se, ma poi anche fosse va fatta subito. Quindi dammi un attimo, arrivo là da te. Ok, ma quando vorresti venire? Te l'ho detto, mo, un attimo e arrivo. Come subito, ma ti ricordi dove abiti? Sì, ma te ti preoccupare che ci metto un attimo. Guarda. Oh, bella Se. Cosa? Che ma mo ho capito perché ti andavate a registrare, sto ciccione. Vabbè, però mo registriamo. Mi pare il minimo. No, ho filmato qualcosa prima, poi dopo. Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video riguardante la scuola. Infatti siamo un nuovo episodio del La scuola fa schifo. Incredibile, pazzesco, un ospite incredibile che non è lui, perché io pensavo fosse lui. In realtà è lei. Comunque signori, siamo tornati con questo incredibile video della scuola fa schifo, in cui, allora, l'idea magnifica, l'hanno già letto dal titolo loro, certo. Ovviamente, perché se non è stata, è stata, è tua. Che andremo a leggere un po' di risposte assurde ai compiti in classe. Certo. E non solo. Ma solo. Andiamone un po'. Fa spaccare sto video. Non so, cioè solo in sto video le risposte ai compiti in classe, però abbiamo fatto anche un video sul mio canale, sempre sulla scuola. Esatto. Abbiamo fatto le note scolastiche. È bello perché lui è ottimista, non l'abbiamo ancora fatto, ma lui ragiona sul fatto che non l'abbiamo ancora registrato, però sarà epico, sarà epico. Allora, siamo prontissimi, quasi pronti a leggere alcune risposte assurde. Chiaramente, cosa devono fare? Dovete commentare con le vostre risposte più assurde. Alcune, assurde, alcune, sì. Ma se ve le ricordate, cioè, poi tutte finiscono la mattina, poi me lo mettono i papiri di roba. Vabbè, però è meglio commentare di più, così si alcia il coinvolgimento e si va in tendenza. Sì, no, in tendenza. In realtà non è vero, però. Pensa se andiamo prima noi in tendenza. Ci va già stremo. Comunque, allora partiamo con la prima foto di oggi, la prima risposta di oggi, che è un po' ambigua, ma come tutte. Perché si sa, è risaputo che la matematica sia una materia comunque amata dal 95% degli studenti esteri. In Italia non è così. In un compito di matematica tipo, ma soprattutto quando si parla di equazioni, disequazioni, c'è cioè tutta roba che loro si chiedono, ma che sta di questo? Non vi preoccupate, lo sa il mio prof. Prof, ciao, stai guardando il mio video, lo so. Comunque, allora, come vedete qui, il primo esercizio, si parte semplici, ci dicono trova la X. Ti prego. E che effettivamente lo studente l'ha trovata. Cioè ragazzi, questo è un genio. È un genio. Non so se poi volesse intendere questo l'esercizio. Bah, non lo so, comunque ha risparmiato tutti i calcoli. Qualunque cosa comunque, ha scritto no. Eccola. Non è stato specificato come doveva trovare X. L'ha trovata a modo suo e ci ha piaciuto. Comunque quella è un X un po' strabile, eh. Ma secondo me c'ha problemi sta X. Cioè non è così, è tipo così. Ma dovrebbe essere tipo la lettera greca quella, secondo me. Sì, però è tipo una X. No, è una X. È una X greca. È una X greca. Vabbè, allora i greci hanno problemi. Essendo in argomento di X, giustamente, il secondo possibile esercizio di un compito in classe potrebbe essere, quindi si parla sempre di matematica, qual è la lunghezza totale X? Che vuol dire totale del, X? Del palo. Questo ragazzi è un doppio senso, è chiaramente un doppio senso. No, io ho visto un senso solo, in realtà, che è quello. E poi parlando di pali abbiamo questo palo. Bianco dall'altro, perché poi è già stato inondato. Scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e riporta il risultato. E giustamente questo attento studente italiano ci scrive: se Marco ha 5 mele e Luca ne mangia 2, allora avrà 3. Avrà 3, almeno dici che ne avrà 3. Perché avrà 3, ci avrà 3 dopo questa risposta al compito. Però comunque allora. Che poi la genialata è stata. È stata dopo, perché lui nel risultato finale ha scritto 3 M che stava in metri. Mele. E 3 mele. Cioè, una cosa spettacolare. Un genio, ragazzi. Un genio, sei un coglione, sì. No, secondo me dovrebbe mettere 10 su questo. Ma se sei una persona brutta, cioè ti hanno bocciato. Dici che ti hanno bocciato, perché se non ti hanno bocciato è preoccupante la scuola proprio. Allora ci troviamo davanti a credo un esercizio italiano, perché in matematica non ci sono. Forse in scienze può essere. Poi, penso in una specie di tabella. 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 Tu
E poi e c'è madre. E poi e quindi madre. Tu madre. E giustamente il genio ha risposto: ma la tua. Marco afferma che per ogni numero naturale N, perché N sta per naturale o numero, non lo so, queste cose le odio in matematica, come fanno proprio girare. Mamma no, se, però affiamo la matematica, lo so. Maggiore di 0, virgola, anche italiano è importante, quindi virgole vanno. N2 più N più 1. Io già sto in crisi, cioè, capito? È un numero primo. Beh, ok. Marco ha ragione. Marco ha ragione? Lui comunque ha scritto: Marco ha ragione perché non ho voglia di calcolarlo, quindi gli do fiducia. Un applauso. Un applauso proprio. Questo non è un compito di matematica, ma siamo storia. Sì, probabilmente storia. Siamo davanti, credo, a un compito di storia. Marco, siamo davanti forse alla risposta più bella di, sì, di tutte, sì, oggi. Sì, sì. Cosa si concluse nel 1896? Giustamente lui non ha studiato, però lui ci è andato di logica perché ha detto scusa. Per rispondere bene non bisogna solo studiare, ma anche andarci di logica. E lui infatti ha risposto 1895. Un applauso anche per te, bravo. Fenomeno. Siamo passati da matematica, italiano, storia, se le siamo fatte un po' tutti. Torniamo su italiano per quanto riguarda presumibilmente una prova in valsi. E infatti alla riga 44, come leggete, si legge: saranno fucilati o peggio. E allora, chiaramente questo era un verso di un qualcosa. La domanda è: che cos'è peggio della fucilazione? Questo studente in preda al panico risponde: questa prova di italiano. Bravo, bravo. Ormai applaudiamo tutti. Qui torniamo su matematica, perché italiano bisogna equilibrare, giusto? Sì, sì. Tu sei bravo in matematica? No. Ebbene. Cioè no, vabbè, diciamo che sto nella media. Sei nella merda. Nella merda. Nella merda. O nella merda. Comunque, Lorenza, bel nome di merda. Che nome è? Lorenza. Ma dai. Afferma: la disequazione 1/2 x minore di x. Le sto a fare le disequazioni, poi sono preparatissimo. È soddisfatta, guarda lei, per ogni numero reale x. Mm-hmm. Lorenza ha ragione? Io nel dubbio direi di no, perché con una che si chiama così non facciamo bene. E invece secondo lo studente in questione lei ha ragione e alla motivazione lui argomenta dicendo: ha ragione perché è molto brava in matematica, quindi è questo. Grande Lorenza. Grande Lorenza, qualcosa nella vita dovrà saper fare, sì, dai, ma ha un nome del cazzo, e quindi di conseguenza... non ha senso. Rimaniamo sempre su, cioè, nell'ambito matematico, e questa volta parliamo di piano cartesiano, forse. Come vedete, insomma, da questo grafico c'è questo corpo, appunto, che sale, sale, sale sempre più su e poi cade a picco. C'era effettivamente, una montagna, c'era una vetta. Una logica. Certo, e poi c'è tuffato. Giusto? Beh, oddio, effettivamente le posizioni assunte da un corpo in funzione del tempo, poi nella vita succede potrebbe questo. Potrebbe essere lui, proprio quello che ha scritto questa cosa, dopo aver fatto sto compito. Si è suicidato, probabilmente. Allora, siamo veramente arrivati alla fine di questo video. La vogliamo chiudere con classe? Con tanta classe. Con tanta classe. Cioè, allora, la scuola, come sapete, è sempre... può essere un'esperienza bella, un'esperienza brutta. Io sono all'ultimo anno, quest'anno la maturità, tu in che anno sei? È il primo. Primo, cioè, capito come gira il mondo. Gira il mondo, gira. Per ogni persona studiare comporta una emozione che può essere differente. Per questo ragazzo, diciamo, studiare è come andare in bicicletta e essere investito. Pensa che bella immagine che ha lui. Mamma. Cioè, penso che... certo, effettivamente potevano evitare di fare una cosa così su un studiare. Cioè, potevano metterci qualsiasi altro verbo, potrebbe... sì, tranne che studiare. Effettivamente poi era calibrato sul piatto d'argento. È come dire, ti arriva la palla, stai davanti alla porta, arriva il pallone e tiri fuori. Cioè. No, se ti chiami Giacomo non è detto. Detto questo, signori, pensate che possa attirare, non vi preoccupate. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video assieme al Sergione Nazionale, quanto ti voglio bene. Dai, mi sono divertito troppo a fare questo video. Grande, no, perché è fantastico, è molto disagiata la situazione. Quando sono entrato dentro a sta casa ho visto una pantofola, mi hanno detto no, è un divano. Detto questo, io spero che vi sia piaciuto questo video, spero di avervi strappato, speriamo di avervi strappato due risate. Penso di sì, perché è stato un video molto divertente. Lasciate like se vi è piaciuto, commentate qui sotto dicendo quali altri video volete che facciamo insieme io e Sergione, ma soprattutto... commentate con le vostre risposte. Bravo. E poi regà, un'altra cosa, trovate il mio video in descrizione. Momento spam. No, no, è giusto. Video su in descrizione, che è uscito contemporaneamente, sì, sul, non diciamolo, l'abbiamo forse già detto, ma non diciamolo perché così vanno a vedere il video.
trovate chiaramente anche il suo canale, perché è giusto così, in questo momento qui sopra nelle schede. Quindi signori, noi ci vediamo nei prossimi video, come sempre vi rimando appunto al prossimo video, un bacione, never give up. Bella raga.